Sconfitta a tavolino, un punto di penalizzazione in classifiche, 500 euro d'ammenda ed ancora allenatore e dirigente squalificati fino al 2026 ed infine altre 5 tesserati con lunghe squalifiche. È così arrivata la decisione del giudice sportivo sulla partita di amatori Gricignano-Pistrino e come prevedibile è stata pesantissima. Il brutto episodio di calcio immortalato da un video che ha fatto il giro del web la scorsa domenica ad Anghiari allo stadio Procelli. Nell'ultimo turno di campionato, a seguito della mancata concessione di un rigore, giocatori e dirigenti del Gricignano avevano aggredito il giovane arbitro, costringendolo a scappare negli spogliatoi e a chiamare i carabinieri. No, l'arbitro scappa! No! Il risultato della partita, che era ormai arrivato ai minuti di recupero, era di 2-1 per gli ospiti del Pistrino. Il direttore di gara, dopo l'aggressione, era stato refertato al pronto soccorso di San Sepolcro con 5 giorni di prognosi. L'arbitro, secondo quanto ricostruito dal giudice sportivo nel referto, era stato accerchiato, aggredito e costretto a fuggire verso gli spogliatoi da tutti i componenti della panchina dell'Atletico, oltre ai giocatori titolari e dirigenza. Thank you.